Mi chiamo Martina, ho quasi 18 anni. A maggio dell'anno scorso ho cominciato ad avere un ciclo mestruale irregolare. Ho fatto degli esami del sangue per controllare gli ormoni, ma era tutto a posto, non è stato evidenziato nessun problema. Poi a novembre, a scuola, durante una lezione di educazione fisica, quando abbiamo fatto un esercizio posturale, io non riuscivo a stendermi completamente a pancia in giù e mi sono resa conto di avere come un mattone nello stomaco. Non sentivo nessun dolore, la mia pancia era gonfia. Pensavo inizialmente di aver preso peso e non mi ero resa conto che in realtà, cioè, dentro di me c'era qualcosa. Ne parlo con mia mamma e successivamente andiamo a fare un'ecografia che evidenzia una massa di 20 centimetri nel mio stomaco. Io ho sentito subito l'agitazione crescere dentro e mi stavo trattenendo le lacrime perché ho capito dalle parole della ginecologa che avrebbero dovuto ricoverarmi. Io non ho mai fatto nessuna operazione prima e quindi ho avuto paura. La diagnosi che mi è stata fatta era quella peggiore che qualcuno possa aspettarsi. Si trattava di un tumore mucinoso borderline con focolai di carcinoma intraepiteliale ed è un tipo di tumore al limite tra essere un tumore benigno e un tumore maligno. Il medico che mi ha operata è venuto da me in stanza dopo l'intervento e mi ha spiegato che mi hanno tolto qualcosa come un melone che pesava 3,5 kg. Hanno dovuto aprire dall'ombelico in giù ed è lungo circa 12-13 cm. Non mi vergogno dei segni che ho sull'addome, non voglio nasconderli, neanche quando andrò al mare quest'estate non mi sentirò mai a disagio. È una cosa che resta, che fa parte di me, cioè della mia persona. Quando stavo in stanza a letto, mi sono svegliata dall'anestesia, mi sono sentita sola, perché oltre ai miei genitori non c'era nessuno. Avevo sempre le cuffie e mi ascoltavo sempre la musica. Avevo sempre una costante situazione di isolamento dai miei coetanei, un po' perché mi autoescludevo e un po' perché mi escludevano loro, ma perché io mi sono sempre sentita diversa. Sono tornata a casa dopo 4 giorni di ricovero. Il quinto giorno, nonostante mi tirassero i punti, cercavo comunque di suonare. Magari ogni tanto mi fermavo perché avevo tanto male, però suonavo lo stesso. Non voglio mai fermarmi a pensare, quindi io tengo sempre la testa impegnata suonando. E secondo me è stata un po' la mia salvezza. La compagna che per esempio non ho mai avuto. L'arpa è come un'amica, non ti abbandona mai.